Vincenzo Morandolo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Andiamo subito a dare il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore. Ciao, buongiorno. Partiamo tantissime cose di cui parlare. Mamma mia, partiamo subito dal derby d'Italia. Direttore, un derby d'Italia mai così spettacolare. Sono stati più, diciamo, gli svarioni difensivi o la voglia anche, soprattutto dell'Inter, di vincere, di provarla a vincere, della Juventus di non mollare mai come al solito e andare ancora una volta a dare dimostrazione che ha sette vite? Possiamo anche un po' scherzarci sopra. Io dico, cioè, se tu stai seduto e assisti a tutto quello che è successo ieri in un ritorno, un coming back della giornata, ti viene da ridere per le previsioni di una TV a pagamento in cui il conduttore dice per favore fateci dei gol che non siano 0-0 e poi diventa un 4-4 pazzesco, 6-1, 5-1, certo. E poi con quella, con un altro in studio che dice no, sarà il risultato più probabile, 1-0 o 1-1. E invece... benissimo, e invece è così. E poi quei gufi che stanno sempre lì appollaiati ad aspettare la sconfitta della Juve, tifosi juventini, non di altre squadre, tifosi juventini che in qualche modo sono nostalgici e vogliono dimostrare che le loro tesi vincono su tutte. Invece questa Juve, malgrado loro, anzi per loro, è dedicata a loro questa, ha scoperto delle cose meravigliose. Una persona mi ha scritto oggi con 4 gol la Juve di Allegri avrebbe vinto il campionato. Secondo me è una battuta splendida, è vero, cioè nel senso che sempre il cortomuso, ieri abbiamo visto una Juventus rimaneggiata a pezzi, assolutamente insufficiente come organico nei confronti dell'Inter, mostrare la classe con sfrontatezza, sì. Cioè mostrare la sua gioventù, ma senza reprimerla come si faceva prima, cioè ti metti il giocatorino, ma il giocatorino nuovo... A proposito, anche sul giocatorino, che qualcuno ha detto sì, è un giocatorino il Diz. No, sì, glielo sì, lo so bene chi l'ha detto. Il giocatorino glielo farei vedere oggi, qual è il commento dopo il giocatorino che ha detto. Però insomma, voglio divertirmi, sto scherzando anche con colleghi che appunto hanno proferito queste battute, hanno detto queste cose. Ma dopodiché il Diz è uno su cui Motta punta e non ne fa mistero, l'ha tenuto in panchina, sì, ma l'ha sempre fatto giocare anche durante prestazioni che non sono state esaltanti, perché individuava, e qua sta l'abilità di un tecnico che insiste, perché ha un suo convincimento, e il suo convincimento alla fine si dimostra giusto, veritiero. Il Diz ha dimostrato che è un giocatore di classe, di qualità, che segna, che apre il gioco, insomma quel numero 10 se lo può conquistare, non ce l'ha ancora, non l'ha ancora conquistato, ma se lo può conquistare stando a sinistra, stando al centro, stando dove vuoi metterlo tu, ma insomma fa delle cose. La Juve, appunto, ribadisco, a pezzi, si è capito anche perché Danilo è entrato a spizzichi e bocconi. Si è capito Danilo già da un po', direttore. Infatti quella è stata un po' la mossa che ha lasciato più dubbi su Motta invece di partire con Gatti. Esatto, cioè, sicuramente Danilo non è in condizione, arriva in ritardo, i rigori e tutto quello che vuoi. Perché non maggiore fiducia a Gatti? L'ha spiegato il tecnico, perché Danilo mi dà una impostazione del gioco migliore di quella di Gatti. Sì, però io dico altezza, fisicità, anticipo, soprattutto freschezza atletica. Gatti oggi soverchia Danilo, quindi lasciamo Danilo un po' a riposo per qualche tempo, fossi in Motta, al quale non mi permette di dire nulla, perché è un allenatore che appunto io stimo. E diciamo, rivediamolo anche attorno a Gatti, attorno a altre soluzioni che sicuramente bisogna trovare nell'assenza di Bremer, che comunque si fa sentire. Infatti da un gol subito siamo passati a 4, 15 gol segnati, guardando un attimo con la capolista, 16 gol e 5 gol subiti, la Juve 15 gol fatti e 5 gol subiti, siamo lì 4 in una stessa partita, va detto, e 4 in una stessa partita, questo è sicuro. Però, che dire, il Napoli gongola, perché certamente, con attenzione, anche qui, luoghi comuni. Sono le vittorie, di cortomuso, quelle che stanno facendo bene al Napoli. Ma il Napoli è una squadra che si adatta a tutto. Cioè, la forza di Conte è proprio quella di non essere mai preso alla sprovvista. Cioè, la squadra è fuori forma, adatta a un modulo particolare. Non è su di giri atleticamente, l'approccio alla partita non è quello consueto, si adatta,
è una squadra che realmente ha la capacità camaleontica di diventare quello che vuole l'allenatore a seconda dell'avversario e a seconda della situazione. E gli basta l'1-0, gli bastano 2-1-0 per potersi proiettare a 4 punti di vantaggio in attesa di questo ciclo terribile che comincia martedì con il Milan, con Milan-Napoli. Esatto. Stiamo a vedere, ma il campionato adesso entra nel vivo, adesso. Molto nel vivo, tanta roba messo già sul piatto, direttore. Andiamo a vedere però quello che non ha funzionato in casa Inter, perché insomma è l'Inter che si porta sul 4-2, avrebbe potuto fare il quinto, e invece intanto dopo aver trovato il vantaggio su calcio di rigore, entrambi scellerate le azioni, prima di Danilo poi di Kalulu, che hanno provocato questi calci di rigore, però calcio di rigore sembra tutto in discesa, invece la Juventus la ribalta con due gol anche molto belli, frutto di due azioni molto molto belle, poi la riprende, si porta sul ancora in vantaggio, cioè la pareggia con un calcio di rigore, si riporta in vantaggio, anzi la pareggia con Mkhitaryan, si riporta in vantaggio col calcio di rigore, sembra tutto facile, si apre la ripresa, arriva il 4-2, in quel momento la Juventus sembrava un po' piegata su se stessa e l'Inter l'ha messa sotto, poteva fare il quinto gol, invece poi dopo l'Inter ha dimostrato di avere quella fragilità difensiva di cui abbiamo parlato molto quest'anno, che è un po' l'anomalia rispetto alla passata stagione, e ha incassato questi due gol. Insomma, alla fine dell'Inter, cosa è che non sta funzionando in questo momento, direttore? È un signore che è stato in tribuna, l'abbiamo visto, che è anche il migliore amico di Yıldız, il signor Çalhanoğlu. La mancanza di Çalhanoğlu è purtroppo vitale per l'Inter, e quello si è visto. Cioè, è un giocatore di cui l'Inter adesso non può fare a meno. Sembrerà strano, perché le alternative in centro, al centrocampo ce ne sono, no? Cioè, c'è Skhiri, Mkhitaryan, Barella, puoi mettere Frattesi, hai Aslan, insomma hai una marea di alternative, eppure ti manca quel giocatore, perché quel giocatore è illuminante, quel giocatore è anche frangiflutti nell'occasione, ma è un giocatore che è sempre nel vivo dell'azione dell'Inter. Quindi questo che manca, manca anche, secondo me, una maggiore considerazione della squadra per se stessa nell'arco della partita. Cioè, è una squadra che è tornata a essere quell'Inter un po' matta all'interno della stessa partita, che ha degli alti e bassi incredibili. Cioè, nel momento in cui, hai ragione, poteva chiudere la partita, poteva andare 5-2, ha avuto due o tre occasioni per farlo, e invece poi si è aperta. Bravura anche della Juventus, perché una Juve di altri tempi quel coraggio non l'avrebbe mai avuto, ma perso per perso, la Juventus, Motta e i giocatori si sono buttati, hanno buttato il cuore al di là dell'ostacolo, come fecero contro il Lipsia e come non hanno fatto assolutamente come contro lo Stoccarda. Però io dico, questi lampi di coraggio da parte della Juventus sono emblematici, questi stati di smemoratezza da parte dell'Inter invece sono problematici e riportano una squadra, ricordo, a un passato recente, cioè e a un qualcosa che rappresentava uno sparacchio e che era stato superato poi con lo scudetto. Di chi si deve spaventare di più il Napoli, alla luce di tutto? Ma guarda, io devo dirti la verità, lo vedremo con i confronti diretti. Il primo, secondo me, non è nemmeno terrificante, perché il Milan ha una difesa con la Brodo, obiettivamente, e quindi il Napoli in qualche modo... Che con Lecce comunque ha fatto un po' di fatica, non è stata una passeggiata. No, non è stata una passeggiata assolutamente, però io ribadisco, non devono trarre in inganno certe situazioni, il dominio, la pressione del Napoli la vedi dal primo all'ultimo minuto, poi non è capace di segnare, ha problemi a segnare, c'è qualche cosa che non va attorno a Lukaku o nel Lukaku stesso, però devo dire è una squadra che sta lì, cioè combatte sempre, non tira mai indietro la gamba, è sempre presente, se le togli qualcosa se lo riprende, vedi con Di Lorenzo che prima segna con l'annullato e poi ne risegna un altro, insomma è una squadra che deve aver paura soltanto, secondo me, di quel salto di qualità che potrebbe avvenire alla fine di questo ciclo di quattro partite importanti per sentirsi proprio realmente all'altezza di questa situazione. Io l'ho detto sin dall'inizio che il Napoli è candidato allo scudetto, vuoi per il mercato, vuoi per Conte, vuoi per l'assenza delle coppe. Bisogna capire quanto questa squadra ci possa credere realmente, ma chiaramente noi conosciamo Conte, è uno che fa un lavoro psicologico pazzesco, quindi vediamo come passa questo ciclo terribile, dopodiché capiremo non solo la squadra candidata per lo scudetto, che sicuramente per me è il Napoli,
ma anche la vera antagonista, esatto, tra Juve, Inter e Milan.